Oltre 2 milioni di liberiani sono attesi alle urne questo martedì per eleggere il nuovo presidente e i membri della Camera dei rappresentanti. Si tratta delle terze elezioni dal 2003, anno in cui è finita la guerra civile che ha causato più di 200.000 vittime nel paese. Ellen Johnson Sirleaf ha concluso i due mandati consentiti dalla Costituzione e per la prima volta dal 1944 ha un presidente eletto democraticamente, ne seguirà un altro eletto democraticamente. Sono 20 i candidati alla successione, tra questi ci sono l'attuale vicepresidente Joseph Boakai e l'ex calciatore del Milan George Weah, già sconfitto dalla Johnson Sirleaf nelle elezioni del 2005. A garantire la regolarità del voto e la sicurezza nei seggi elettorali, più di 5.000 addetti tra agenti di polizia e membri della missione delle Nazioni Unite in Liberia. A nessun membro del personale di sicurezza sarà consentito di aprire le urne e nessuno di loro sarà coinvolto nel conteggio. Siamo stati molto chiari in proposito, dice il responsabile della sicurezza, Sam Collins. Corruzione e disoccupazione giovanili, i temi al centro della campagna elettorale in un paese in cui il tasso di disoccupazione giovanile è pari a circa l'85%. Dopo il voto, la commissione elettorale ha fino a 2 settimane di tempo per annunciare il nuovo presidente. Monrovia, Liberia.